Livello molto molto alto, un livello che da questa mattina continua a salire oltretutto, quindi un livello che comincia a ritornare su soglie davvero interessanti e preoccupanti, e parliamo di qualità dell'aria pessima secondo l'OMS, che ricordiamo mette un limite a 25 microgrammi per metro cubo. Quest'oggi la media giornaliera in questo momento, che Arianna, il vaso di Wise Air, quello che vedete ripreso dalla nostra webcam, sta riprendendo, valutando, sta respirando in questo momento, il livello è di 97 sulla città, la media cittadina è 97. Ma poi vi invitiamo ad andare a conoscere meglio Wise Air per capire tutte le varie potenzialità che un'Arianna può darvi nella vostra casa, installandola ad esempio sul vostro balcone o sul vostro terrazzo. Il dato che noi riceviamo, lo riceviamo in tempo reale da più di 100 Arianne sparse per la nostra città, e poi viene processato appunto dai server e dagli ingegneri di Wise Air per darci il dato medio giornaliero, che è quello attualmente in questo istante di 97 microgrammi per metro cubo. È lunedì, il lunedì da sempre, da quando è nato l'uomo forse, o forse da quando è nato il calcio, chissà cosa è nato prima, è il giorno appunto in cui si parla di calcio. Lo facciamo anche noi di Milano News, non siamo da meno, ma lo facciamo nel nostro stile, perché sulla nostra strada abbiamo incontrato Cartellino Rosa, nella figura, lo vedo già collegato con noi, di Mattia Del Giudice. Quindi buongiorno Mattia, anche quest'oggi parliamo di calcio femminile. Buongiorno Mattia. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Grazie mille di esserti collegato con noi. Allora, appunto, dicevo, da quando il mondo è mondo, il lunedì si parla di calcio. Tutti a parlare di quell'altro calcio, noi invece, grazie a voi, ci siamo innamorati del calcio femminile. Le nostre milanesi si danno battaglia anche nel calcio femminile. E quindi, come è andato il weekend passato, com'è stata la giornata di Serie A appena passata? Guarda, iniziamo subito con l'Inter, perché ieri non c'è stato solo il derby d'Italia maschile vinto dai nerazzurri, ma c'è stato anche quello femminile, dove però le nerazzurre sono uscite sconfitte per 3 reti a 0 dalla Juventus capolista. Nonostante il risultato, secondo me anche un po' bugiardo, visti tanti gol bianconeri, l'Inter ha disputato un'ottima gara, soprattutto nel primo tempo, una Pandini davvero in forma che ha fatto davvero un ottimo lavoro a centrocampo. Poi purtroppo nel secondo tempo, man mano che sono arrivati i gol avversari, la squadra, le nerazzurre sono andate un po' a calare. Abbiamo visto il primo gol di Girelli su calcio di rigore, poi un grandissimo gol di Galli dalla distanza e poi chiuso Pedersen siglando il tris. Vittoria invece per il Milan nella giornata di sabato. Grazie di misura, torna a segnare Natasha Dowi, l'inglese non segnava proprio dal derby contro l'Inter, di ottobre, quando finì la partita 4-1 e segnò 2 gol. Quindi torna a segnare, sigla il suo sesto gol stagionale ed è la straniera che ha realizzato più reti in campionato nella storia del Milan femminile, superando Dominika Cionc e Bergen Björg Torvaldsdottir. Milan che quindi rimane in scia proprio della Juventus, ha solo i 3 punti di distacco ed è una lotta a scudetto ancora tutta da vivere. Che cosa dobbiamo aspettarci invece? No, questa qui a proposito della classifica, appunto, lotta scudetto ancora aperta, c'è qualche novità nella classifica da segnalare, Mattia? Ma le prime due ormai sono sempre Juve e Milan e se la giocheranno secondo me fino all'ultima giornata, o chissà forse fino allo scontro diretto, dove magari una vittoria della Juventus potrebbe chiudere il campionato. L'Inter invece è stato sorpassato, ha perso qualche posizione perché Roma e Florenzia hanno vinto, hanno approfittato della sconfitta delle nerazzurre per rimandarle un po' indietro. Prossima settimana invece che cosa dobbiamo aspettarci? Quali sono i match delle milanesi e chi sono le giocatrici delle squadre da tenere sotto controllo? Guarda, ci sarà un po' uno scambio tra Milano e Toscana, perché il Milan andrà a San Gimignano, a Santa Lucia, a sfidare la Florencia, una squadra davvero ostica che viene appunto da un buon periodo, da 2 vittorie consecutive. L'anno scorso il Milan perse proprio in casa della Florencia 2-1, andò in vantaggio con Giacinti, ma poi Megan Kelly ribaltò la gara. Quindi è una squadra davvero ostica, l'ultima squadra in grado di bloccare la Juventus capolista prima di un filone di vittorie consecutive. Quindi per il Milano sarà assolutamente facile, sarà una grande prova di maturità, anche da queste gare passa lo scudetto. L'Inter invece giocherà in casa e ospiterà la Fiorentina, quindi gara ancora più complicata per le nerazzurre perché la Viola è uno di quegli squadroni fatti costruiti per vincere, l'abbiamo vista già arrivare in finale di Supercoppa italiana, dove però poi è uscita sconfitta. Quindi gara molto complicata per le nerazzurre che hanno questo calendario in questo momento molto complicato. Ma si sta vedendo una crescita da parte della squadra, vedremo se riuscirà a concretizzarla magari proprio nella gara contro la Fiorentina.
Ricordiamo appunto che è interessante questa cosa del calcio femminile che ha due squadre col nome simile, appunto la Florenzi e la Fiorentina, tutte e due però squadre insomma non facili per entrambe le milanesi, giusto? Esattamente, due gare davvero complicate sia da una parte dall'altra, perché la Florenzi comunque ha giocatrici davvero ottime, penso a Capitan Dongus, ma anche alla giovane Sofia Cantore o all'attaccante Melania Martinović, mentre l'Inter dovrà stare attento alla Fiorentina, ha davvero tantissimi elementi. La giovane Sara Baldi nell'ultima giornata contro il San Marino si è distinta in maniera molto positiva, in attacco c'è la solita Daniela Sabatino, quindi secondo me il Milan contro la Florenzi dovrà puntare molto sulle fasce, ma soprattutto al possesso palla, che abbiamo visto comunque ottimo contro Verona. L'Inter invece dovrà magari puntare più a una gara fatta di ripartenze con la solita Gloria Marinelli. Perfetto, perfetto. Allora, Mattia, grazie mille. Una cosa interessante, però so che avete una novità molto interessante per quanto riguarda Cartellino Rosa, nel senso un nuovo appuntamento il lunedì per saperne di più sul calcio femminile, giusto? Esattamente, perché adesso tutti i lunedì uscirà la mattina alle 7 del mattino il nostro gazzettino online dedicato interamente al calcio femminile, non solo Serie A ma anche Serie B e calcio estero, e sarà tra l'altro il primo in Italia dedicato interamente al mondo del calcio in rosa, quindi Wow! un piccolo orgoglio per tutta la nostra redazione. E allora poi troveremo il modo appunto di farlo vedere in una delle prossime puntate, così da far vedere cosa vi perdete se non andate sul sito di Cartellino Rosa. Ricordiamo poi Cartellino Rosa presente su tutti i vari social, Facebook, Instagram, per sapere tutti i giorni, perché non è solo lunedì, tutti i giorni vi raccontano di calcio femminile, giusto Mattia? Esattamente, esattamente. Già domani poi avremo anche in programma una diretta con una calciatrice di Serie A. Non facciamo spoiler, però creiamo sempre contenuti interessanti. Complimenti davvero allora a Mattia e a tutta la squadra di Cartellino Rosa. Grazie mille Mattia. Noi ci rivediamo lunedì prossimo, sempre qui per un altro collegamento per parlare delle milanesi e della loro trasferta e della loro match contro le Toscane. Grazie a voi, grazie a tutti e buona giornata. Grazie mille a Mattia Del Giudice, cofondatore di Cartellino Rosa. Grazie mille davvero e buon lavoro. Continuiamo la nostra trasmissione, continuiamo a parlare di ragazze, perché sono le tre ragazze della poesia, invece in questo caso non del gol. Loro sono le foche parlanti, sono sempre, arrivano a questo punto della nostra puntata a darci un attimo di riflessione, un'incursione poetica che arriva quest'oggi da Venezia, perché Acilia è stata qualche tempo fa a Venezia, ci ha fatto dei bellissimi video e delle bellissime poesie, quindi ora ci colleghiamo e sentiamo dalla via voce di Acilia Ionac l'incursione poetica di oggi delle foche parlanti. Ed eccoci di nuovo qui, grazie mille ad Acelia Ionac, grazie mille alle foche parlanti. Vi ho detto in apertura, oggi parliamo di San Siro, lo facciamo parlando di un progetto che già da qualche anno, perché parliamo di un progetto del 2019, quindi è un progetto che fin dall'inizio ha visto come risposta a questa domanda del dover fare qualcosa su questo stadio, non la demolizione completa e la ricostruzione a pochi mesi di uno stadio completamente nuovo, ma la riqualificazione, la ristrutturazione, ma quasi anche reinventarsi proprio lo spazio attuale in cui è ubicato lo stadio, ma soprattutto il riportare lo stadio alle sue origini, parliamo dal punto di vista del design. Questo è un progetto fatto dall'architetto Jacopo Mascheroni che è collegato con noi oggi, quindi buongiorno architetto, benvenuto e grazie mille di essere collegato con noi.
Sì, buongiorno a tutti, grazie a voi per l'intervista, grazie. Ma grazie a lei per il progetto, invece direi, perché davvero qui ognuno, un po' ognuno ormai sembra che basta prendere un foglio e fare due schizze e diventa architetto per inventarsi un progetto, cosa che invece sappiamo benissimo non è così, bisogna studiare bene e molto bene, anche e soprattutto un bene, poi vediamo se è storico o non storico, perché sappiamo che insomma ci sono delle diatribe intorno a San Siro, ma comunque un bene iconico, diciamo, come quello dello stadio di San Siro. 2019 lei, Mascheroni, ha pensato dire no, non si butta giù, ma lo ristrutturiamo questo stadio. Perché? Sì, esattamente. Noi avevamo seguito durante l'anno 2019 un po' tutte quelle proposte che erano state messe sul tavolo dalle squadre in diverse forme e quindi nell'autunno 2019 ci siamo chiesti se fosse veramente vero che lo stadio Meazza come è oggi è impossibile da ristrutturare. Quindi ci siamo fatti un po' di domande e avendo frequentato lo stadio per tanti anni, conoscendo un po' così la geometria e le strutture dello stadio, abbiamo cercato di analizzare un po' tutti i punti chiave per vedere se c'era la possibilità appunto, di intervenire e renderlo uno stadio attualmente valido e a livello di standard internazionali. E abbiamo scoperto pian piano che in effetti era una struttura che si prestava fortemente a un'innovazione e da una ristrutturazione. Prima di tutto abbiamo valutato insieme ad altri colleghi professionisti che le strutture dello stadio Meazza in cemento armato sono idonee, sono valide e non hanno nessun problema. Questo Oh, è il già primo questo è punto un punto, chiave una che era stato. notizia e un punto di partenza, mi sembra, ottimo. Esatto, era il punto principale di partenza perché ovviamente quello che era stato messo sul tavolo, sulla, diciamo, precarietà delle strutture, era il motivo chiave che aveva portato al progetto di un nuovo stadio e all'abbattimento del Meazza. Quindi il punto chiave era questo. Dopodiché, una volta che abbiamo un'ossatura, diciamo, solida, ci si può fare il vestito intorno e ci si può adeguare in maniera più semplice con una serie di accorgimenti per rendere uno stadio come il Meazza contemporaneo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo valutato tutta l'evoluzione dello stadio nel corso degli anni. Sapete che lo stadio originariamente era stato costruito nel 1926, poi con il primo anello e successivamente è stato ampliato negli anni 50, nel 56, con quello che è il secondo anello ed era stato creato questo involucro, chiamiamolo iconico, con tutte queste rampe elicoidali che portano E infatti, appunto ecco, a noi tutti gli abbiamo fatto proprio accessi una al. foto. Stiamo vedendo in questo momento proprio una foto dello stadio prima appunto della ristrutturazione per Italia 90 e di come verrebbe appunto nel progetto del Diamante. Ed è riconoscibilissime queste rampe laterali che solcano, che danno proprio questo, che danno anche questa idea di movimento. Immagino che fosse stata questa Sì, l'idea è un iniziale movimento proprio elegante del. che è un movimento infinito, possiamo chiamarlo, perché continuano in maniera elicoidale come una spirale, come il DNA appunto che Sì, sale intorno allo ricorda un po' la stadio. coppa del Giro d'Italia che è fatto così, che continua, il trofeo infinito lo chiamano infatti, è vero? Esatto. Quindi è un movimento infinito che appunto avvolge tutto l'involucro del primo e secondo anello. E qui ci siamo concentrati su questa parte. Il problema, diciamo, contestato da tanti è la visibilità e la scarsa accessibilità del terzo anello. Quindi il nostro pensiero è stato quello immediatamente di eliminare il terzo anello per tutti questi motivi e poi realizzare di conseguenza una nuova copertura. Abbiamo analizzato un po' in dettaglio tutti i requisiti, diciamo, per uno stadio contemporaneo a livello europeo e abbiamo sviluppato il progetto in una serie di punti. Il primo punto per migliorare appunto la capacità, ma anche la qualità dei posti a sedere, è quello di realizzare un anello zero, come l'abbiamo chiamato noi, che è un accorgimento progettuale che sfrutta la distanza delle tribune attuali dal campo e pertanto abbiamo capito che abbassando il campo di circa 2,20 m è possibile ricavare una tribuna aggiuntiva a livello terra che consente di accomodare 3.000 posti premium.
Questi capite che possono essere molto redditizi e possono godere di una serie di servizi di hospitality di altissimo livello e non necessitano addirittura di essere raggiunti in quota perché appunto partirebbero dalla quota zero attuale fino a 2,20 m, quindi sono di Anche qua dislivello adesso verso il qua stavo basso, vedendo quindi uno sono molto. spaccato, credo si chiami, se non voglio sbagliare i termini, sono un architetto in collegamento, non vorrei sbagliare i termini della sezione. No, c'è scritto, grazie architetto, che ha scritto, No, no. sulle foto ha scritto anche per noi che non ne sappiamo tanto. Sezione, ecco, vedo una sezione appunto del Sì. progetto, è molto interessante perché appunto voi andate a riprendere anche tutte quelle aree che al momento sono adibite, credo, a servizi Sì, accessori, o ma sono sono anche dismesse, praticamente... sono Ah, vuote. ecco, ah, vuote completamente, cioè ci sono Sì, degli spazi vuoti esattamente. all'interno, ah, Sì, ok. vuoto, quindi può essere completato con delle superfici aggiuntive per tutti quelli che sono in servizi di corredo al momento, diciamo, della partita. E mentre per l'ingresso e per l'uscita abbiamo pensato di realizzare un nuovo anello che circonda la Sì, struttura eccolo qua, il attuale, nuovo terzo che è anello quello, l'avete dovuto chiamare. esatto, un nuovo terzo anello. Dal momento che noi rimuoveremo il terzo anello in quota, lo porteremo alla base sul perimetro e quindi il livello zero di questo nuovo anello consente tutti gli accessi in modo sicuro su tutto il perimetro e poi avrebbe un livello interrato molto generoso che potrebbe essere collegato a dei parcheggi sotterranei e che potrebbe ospitare una serie di servizi tra cui i musei delle squadre che poi iconicamente possono essere posizionati sotto le rispettive curve come da tradizione e tutto quello che sono i servizi di ristorazione, i servizi per i media e tutti No, questi la cosa spazi, interessante, ecco. Parchiatro, mi dica se sbaglio, è che questo tipo di anello, diciamo, esterno allo stadio Sì. può essere anche configurato per lasciare delle zone aperte sempre a prescindere dall'utilizzo dello stadio. Quindi mi immagino durante la Esattamente. settimana diventare Esattamente. E zone di sono. commercio, di Sì, intrattenimento sono anche volendo, delle. no? Esatto, è una piastra che può essere una piastra commerciale e museale che circonda lo stadio e che rimarrà aperta 7 giorni su 7, accessibile con tutti i servizi. In più, questi servizi che sono ipogei, ma che godono di luce e aria naturale. Grazie a delle grandi aperture che ci Sì. sono, permettono appunto il benessere di tutti i visitatori in questa zona. Quindi, Il suo progetto poi è molto interessante perché visto, scusa Filippo, ti chiedo se puoi tornare un secondo alla grafica che avevamo in onda un po', eccola qua, dall'alto avete fatto proprio una planimetria del progetto insita proprio nella città come adesso, verrebbe un grandissimo, sì. oltretutto un grandissimo polmone verde, nel senso che... Sì, un polmone verde, esatto, perché questa piastra ha tutta una copertura verde che va poi a fondersi in quello che è la Ecco sistemazione del questo. parco circostante allo stadio. Quindi, diciamo, si fondono. In più, tutta questa piastra di servizi commerciali è molto accessibile, nel senso che si trova al piano terra o al piano meno uno, quindi con delle grosse aperture, immediatamente fruibile. È una cosa che non necessita l'ingresso allo stadio o il percorso tramite ascensori, soprattutto in questo momento, in epoca Covid o in previsione di tutto quello che succederà, diciamo, rimane molto ben scansionato tutto l'ingresso dei È molto visitatori. interessante perché, architetto, molti devono sapere che quando si è parlato dello stadio nuovo si è detto ok, buttiamo giù quello vecchio, ma teniamo qualcosa che ricordi il vecchio stadio. Allora c'è questo progetto un po' strano di questa torre che verrebbe lasciata lì, un po' così, Eh sì. come un faro nella nebbia. Invece voi avete fatto il processo al contrario, avete detto ma sì, là, teniamo qualcosa ancora però dello stadio. E le due grossi travi che ci sono immense, rosse sopra allo Sì. stadio, avete detto le riusciamo anche quelle a mettere bene inserite all'interno di questo progetto per farle diventare una sorta di promenade all'ingresso del parco, giusto? Esatto, che potrebbe essere una promenade di accesso che collega la stazione della metropolitana realizzata pochi anni fa al boulevard principale in asse con il centro dello stadio. Quindi su questo boulevard ci possono comunque rimanere tutti anche quei servizi o diciamo quelle bancarelle che ci possono comunque essere a contorno durante il giorno della partita o di altri eventi e senza togliere spazio appunto anche a questa funzione e soprattutto un percorso incorniciato molto iconico che richiama la storia. Infatti
in più un doppio valore, cioè posizionando queste travi nel parco, nel sito, non necessita di smaltimento, che sarebbe una cosa molto più complessa, ecco. Quindi anche a livello economico è una cosa che può funzionare, ecco, molto, ecco, infatti bene. Adesso facciamo invece i conti della serva, come si dice, bene. Ma anche e soprattutto non solo economici, quanto anche di tempistiche, nel senso che il problema grosso della ristrutturazione molti dicono essere il fatto che non si può costruire, rimettere a posto, gestire, se usiamo la parola che vogliamo, lo stadio, certo, vecchio, se si gioca dentro, non si può, bisogna fermare tutto per almeno 4 anni, dicono tutti. Sì, dunque il nostro intervento prevede appunto la possibilità di continuare a giocare la stagione senza interruzioni. Questo perché abbiamo previsto una durata dei lavori di circa 3 anni e 4 stagioni estive. Nelle 4 stagioni estive vengono realizzati i lavori più importanti, come ad esempio l'anello zero di abbassamento del campo, si può fare direttamente, poi già subito dopo la prima estate si può ritornare a giocare già con 3.000 posti in più premium. E per quanto riguarda tutti i lavori durante la stagione, la questione è molto semplice. Basta semplicemente ridurre la capacità del primo e del secondo anello, che attualmente sono 58.000 spettatori, quindi diciamo più di 3.000 che si realizzerebbero durante la prima estate, si passa a circa 61.000 spettatori. Se voi pensate che un modello di stadio attuale in Italia è lo Juventus Stadium, che ha 42.000 posti, noi chiudendo un settore per ogni stagione, o per ogni semestre, di circa 20.000 posti, tranquillamente possiamo avere un campionato in corso con circa 40.000 spettatori ogni partita, e quindi non siamo assolutamente da meno a nessun altro stadio di livello, ecco. Quindi anche questo perché ci consente di lavorare durante i lavori chiudendo completamente alcuni settori. Perché se ho capito bene, il vostro progetto è fatto su 5 punti, 5 punti che possono, sì, essere fatti anche slegata di loro volendo, cioè anche man mano che arrivano i soldi, mi viene da dire, no? Cioè. Sì, esatto, è un progetto che può essere dilazionato nel tempo, a livello temporale ed economico, perché nessuno dei punti è vincolato dall'altro. Ad esempio questo anello zero potrebbe essere realizzato addirittura la prossima estate se si volesse, mantenendo anche lo stadio attuale, perché aggiungerebbe 3.000 posti senza grossi sforzi economici, ecco. La copertura ovviamente è la parte più complessa, perché richiede la demolizione del terzo anello e la realizzazione della nuova copertura, e quindi questa qui è una parte, diciamo, un po' più, diciamo, che richiede più tempo, uh-huh, per essere completata. Tutto il resto, il nuovo terzo anello intorno, servizi al pubblico, sono tutte opere che vengono fatte principalmente con grandi porzioni di strutture prefabbricate, quindi si può avere grande efficienza nel tempo, ma anche allo stesso tempo di qualità. E poi a contorno, vincolando gli accessi a seconda della posizione in cui c'è il cantiere, è consentito appunto, diciamo, la durata, la fruizione dello stadio durante tutto l'anno. Ecco, invece a livello di costi, che vi siete fatti? Immagino che avete fatto 2 conti. No, il costo è molto semplice. Allora, prima di tutto bisogna inquadrare un po' quello che è la media di costi di realizzazione dello stadio in Europa, e si parla di circa 4.000 euro a posto. Voi potete immaginare che, diciamo, con 60.000 spettatori si può addirittura arrivare a un costo di realizzazione di 240 milioni per uno stadio costruito ex novo. Okay. Noi pensiamo che con tutte queste, con queste soluzioni progettuali, si riesca ampiamente a rimanere dentro in questo budget, nella ristrutturazione, che sicuramente non supererà il costo di una nuova realizzazione. Per fare un esempio, lo Juventus Stadium, ancora da 42.000 posti, è costato 10 anni fa circa 110 milioni di euro, quindi noi siamo pienamente in questo budget, potrebbe essere sicuramente contenuto. Quello che ci sembrava strano nel 2019 erano i costi esposti dalle squadre, dove in un momento in cui i bilanci non sono perfettamente favorevoli, non possiamo immaginare che una squadra abbia voglia di investire 8.000 euro a posto e quindi arrivare a un costo di realizzazione di 500 milioni, quando è possibile benissimo costruire uno stadio di qualità
con la metà dei soldi, quindi In con più, diciamo, 240 milioni. in più dà risposta anche a quella richiesta di ristrutturazione, rigenerazione anche della zona esterna allo stadio, perché appunto Certo. dà sia la piazza commerciale che il parco che la possibilità di essere connessa appunto con la fermata metropolitana, dà comunque la risposta a quella richiesta senza farne una speculazione edilizia, senza farne comunque una punto centrale, perché appunto poi ricordiamo che ultimamente dalle ultime carte sembra che i progetti proposti dalle squadre, lo stadio di per sé mi sembra che sia il 14% di tutto il master plan, cioè una cosa praticamente ridicola da quanto ho capito, no? Sì, esattamente. L'obiettivo ovviamente è quello di realizzare ulteriori volumetrie commerciali e quindi diciamo, la concentrazione sull'aspetto iconico del Meazza è stata ovviamente tralasciata. Lasciare un pezzo di tribuna del primo anello e una torre, ovviamente sì, è molto riduttivo e molto triste. Infatti, Quindi. invece molto interessante appunto Mascheroni il suo progetto, perché da una parte l'abbiamo visto, cioè anzi, farei Filippo Seri, facciamo vedere il diamante come verrebbe, cioè uno stadio che non avrebbe nulla a che vedere alle grandi città europee, una roba davvero fantascientifica quasi a guardarla per noi comuni mortali, però risponderebbe anche a quella richiesta appunto di volumetrie commerciali, come ad esempio mi diceva prima la piastra del nuovo terzo anello interrata, ad avere comunque un parco verde. Ecco, cosa che è molto interessante questa grafica che stiamo vedendo adesso, che fa vedere la copertura di come in realtà esternamente, a parte la copertura di Adiamante, si ritornerebbe a quel design tipico degli anni 60, degli anni 70 del nostro stadio di Meazza, quindi, davvero, davvero interessante. Come siamo messi però, Mascheroni? Perché non ce l'abbiamo ancora lo stadio Diamante? Cosa sta succedendo? Come rispondono le Succede istituzioni? che ovviamente ogni società privata ha i suoi interessi, quindi diciamo che lo Stadio Meazza è un bene pubblico del Comune di Milano e ovviamente non è molto appetibile come non lo è stato, dato i canoni di locazione che devono pagare le squadre. A diventare uno stadio di proprietà perché limiterebbe poi altri tipi di investimento secondo noi e pertanto questo dialogo tra privati e pubblico è molto complesso, quindi è a tuttora molto complesso e diciamo la strada è molto indefinita, quindi l'amministrazione comunale per quello che ho sentito diciamo ha rimandato dopo elezioni, quello che sono le Eh sì. valutazioni finali e le approvazioni finali del progetto, ecco, presentato dalle società Al momento squadre. non si vogliono prendere questa responsabilità poco prima delle elezioni, non è facile, immagino. Quindi vedremo. Però so che insomma, so che alcuni ci stanno anche seguendo, so che alcune istituzioni ci stanno seguendo. So che ad esempio Sala ultimamente ha detto che è un fascicolo importante da seguire. Il Partito dei Verdi è stato addosso a questo, al sindaco Sala, dicendo ti candidiamo, ok, ma diamo una risposta su questa partita, vedremo insomma come andrà a finire. Nelle risposte a questa partita può rientrare ad esempio il progetto dell'architetto Mascheroni. Per chi ci sta collegando in questo momento, non stiamo facendo pubblicità all'architetto Mascheroni. Nelle Esatto. prossime settimane vedremo anche altri progetti di tanti altri studi d'architettura milanesi, quindi insomma, e non solo milanesi, quindi vedremo anche altre proposte. Ci piace l'idea, però, essendo noi Milano News, ci piace l'idea di darvi un intero panorama di proposte alternative alla demolizione, perché quello per noi è un punto di partenza. No alla demolizione dello stadio San Siro, perché ci sembra interessante sviluppare tutte queste idee, come ad esempio quella dell'architetto Mascheroni, di ristrutturare lo stadio di San Siro, perché possono venire fuori davvero dei bellissimi progetti. Poi io credo, scusi architetto, che per un architetto ancora più, in realtà è più interessante partire da una pagina bianca e disegnare bianco piuttosto che farsi tutto sto gran rebelot per sistemare, oppure no, Sì, oppure è sfidante come cosa. no, devo dire che intervenire su una struttura iconica è molto Ah, stimolante, ok. quindi il poter risolvere dei problemi o trovare delle soluzioni a una cosa importante, diciamo, è veramente
molto molto interessante e stimolante per un architetto. Perfetto, allora davvero, architetto, complimenti per il lavoro che avete fatto, grazie mille, Grazie. grazie mille, anzi io direi grazie per il lavoro che avete fatto, perché comunque state facendo un lavoro di sensibilizzazione anche appunto al tema e Certo. quindi riportare giustamente il discorso al pubblico e non più solo alle società, quindi al comune, a chi dovrà decidere poi che cosa farne di questo stadio. Io la Sì, ringrazio noi l'abbiamo tantissimo, sviluppato per passione, quindi immagino. frequentando lo stadio semplicemente per passione, per dimostrare tecnicamente che fosse possibile una ristrutturazione, ecco. Bene, allora grazie mille davvero, buon lavoro. Adesso può tornare invece a fare quelle cose che fate di lavoro e così non ho sulla coscienza tutti i suoi dipendenti dello studio, perché Non c'è non problema. vorrei averla Grazie distorta a troppo dal voi. lavoro. Grazie a tutti. Grazie, Grazie buona mille a lei, giornata. architetto, grazie mille davvero e buona giornata, grazie Buona mille. giornata. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito in diretta, tanti, molti ho visto da San Siro ovviamente, scriveteci se avete delle considerazioni, potete scrivere nei commenti a questa diretta, potete continuare a raccontarci quello che pensate sul tema San Siro, è un tema, sappiatelo, che non lasciamo qui in sospeso, torneremo tanto perché Milano News quest'anno cercherà di tornare sui temi e a raccontarveli bene, progetti anche passati, progetti anche vecchi, magari di 10-15 anni, sullo stadio San Siro ci sono per far vedere che, insomma, se si è arrivati a questo punto, si è arrivati perché qualcuno se l'è dimenticato nel tempo che forse bisognava intervenire, ma non vuol dire questo dover lasciare però tutto in mano a delle società private e fare sì che, ricordiamoci, un'area così immensa come quella dello stadio di San Siro e delle zone limitrofe a San Siro, che sono zone pubbliche del comune di Milano, non si può pensare che vengano regalate a delle società private che per 90 anni facciano quello che vogliono su quell'area. Questa è per noi oggi tutto, quindi io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento come sempre a mercoledì, un'altra puntata di Good Morning Milano, sempre qui in diretta per raccontarvi Milano, la città metropolitana e tutto ciò che fa grande la nostra città. Grazie mille, arrivederci, a presto.